Buona giornata a tutti. Chi vi parla ancora Claudio Simeoni, che dai microfoni di Radio Gamma, che trasmette da Cadoneghe, via Belzoni 9, Padova, riprende la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, la seconda parte parlando del libro dell'Anticristo. Abbiamo già trattato precedentemente il Vangelo dell'Anticristo, cioè tutti quanti gli aspetti cosmologici. La visione dell'anticristo della cosmologia, della formazione dell'universo, e oggi abbiamo affrontato la via umana al divenire eterni, che è la seconda parte del libro dell'anticristo. Abbiamo già parlato del progetto dell'anticristo e abbiamo accennato a una serie di aspetti sempre all'interno della via umana al divenire eterni. Abbiamo parlato che cos'è la verità, abbiamo parlato del potere di essere, il potere di avere, li abbiamo definiti. Abbiamo definito cos'è il rapporto dialettico oggettività-soggettività. Oggi invece affronteremo un altro aspetto, affronteremo il mondo circostante, cioè come si presenta il mondo circostante all'uomo affinché percorra un sentiero di eternità. Ricordo sempre che il libro dell'Anticristo io l'ho scritto circa 12 anni fa e rappresenta la mia visione di allora, la mia percezione di allora del mondo. Alcune cose sono state cambiate, si sono modificate, però essenzialmente i principi restano sempre quelli. Cioè non ci sono grandi diversità nei principi, esistono diversità di definizione, diversità di descrizione, ma essenzialmente i principi sono sempre uguali. Ricordo che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, se qualcuno gli interessa approfondire gli argomenti, e il libro che vi sto leggendo è un libro che è stato scritto 12 anni fa. Abbiamo degli altri libri come Pagani, abbiamo Il Sentiero d'Oro, che è una descrizione delle immagini dell'antica Roma viste dal punto di vista del paganesimo. Abbiamo Gesù di Nazareth, l'infamia umana, che è un'analisi dei Vangeli ufficiali, di alcuni aspetti dei Vangeli ufficiali. Abbiamo la teoria della filosofia aperta, che è un'analisi dei concetti dai post-kantiani fino quasi ad oggi, praticamente un'analisi dei concetti filosofici, quelli che vengono smerciati all'interno dei licei. Ed abbiamo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, che è un insieme di percorsi di stregoneria visti dal punto di vista del paganesimo. Bene, da questo invece noi stasera continuiamo il nostro discorso sul libro dell'Anticristo. Poi, se le trasmissioni continueranno ad andare avanti, dopo il libro dell'Anticristo affronteremo qualche altro libro e cominceremo a leggerlo. E dal libro dell'Anticristo è il mondo circostante, cioè la visione che ha l'essere umano del mondo circostante per percorrere il proprio cammino per diventare eterni. L'essere umano non è un creato, abbiamo detto, ricordo sempre che non rispondo alle telefonate finché non ho finito di leggere, non è un creato, non vive da solo, non vive su una montagna, vive all'interno del sistema sociale umano, vive in un mondo, vive in una natura, pertanto la sua visione del mondo deve essere conseguenziale a questo. Il mondo circostante, un essere che respira ossigeno, avrà cura di non danneggiare l'aria, in quanto questa gli consente di vivere. Solo il fare dei cristiani e degli adoratori di dei avvelenano l'aria, avvelenano l'acqua e il cibo con quantità pazzesche di veleni gettati sulla terra, tagliano indiscriminatamente alberi al fine di costruire condizioni sempre peggiori di vita per poter più facilmente bloccare lo scorrere dell'energia vitale negli esseri e in generale e negli esseri umani in particolare. Loro, esseri autosacrificati al loro Dio, devono portare al macello anche tutti gli altri esseri. Per loro è chiaro il senso: crepi Sansone con tutti i Filistei, cioè se stessi con tutto il genere umano. Ma loro non fanno così, sobietta da qualche parte. Sono troppo sottili e troppo vigliacchi per rendere manifesto il significato delle loro azioni. Essi affermano: scaricare i veleni nell'aria non fa male, è tanta l'aria. Scaricare i veleni nel mare non fa male, è grande il mare. Scaricare i veleni sulla terra non fa male, è grande la terra. I cristiani
in particolare e i deisti in generale, vale per tutte le religioni monoteiste, non rispettano nulla, né provano gratitudine per niente e nessuno. Essi si considerano immagine e somiglianza del loro Dio. Essi sono il Dio in terra, almeno così vogliono far credere. Essi applicano i dettami del loro Dio. La terra non è ciò che è perché nel corso di miliardi di anni è venuta formandosi, ma è così perché il loro Dio l'ha creata. Dunque, come può l'uomo distruggere o danneggiare ciò che Dio creò? Non è forse stato il loro Dio a donargli la terra affinché la stuprassero, sottomettendola ai loro bisogni? Non fu il loro Dio a dire: bestie, andate e moltiplicatevi. Non è forse il loro Dio che, dopo aver donato loro la terra, donerà loro anche il paradiso? Perché dunque i cristiani dovrebbero preoccuparsi del mondo circostante? I cristiani usano la scenografia per fregare gli sciocchi, per togliere la sicurezza dal cuore degli esseri umani, con comportamenti da baraccone. Come potrebbero farne a meno? Non dispongono d'altro. Ed ecco a voi Cristo che guarisce il lebbroso. Applausi dalla platea. Ed ecco a voi San Gennaro che scioglie il sangue. Bene, bravo, bis. Non è scenografia per la scenografia, ha una funzione precisa: riaffermare la superiorità degli dèi sopra gli esseri umani, togliere la sicurezza dal cuore dell'essere umano, costringendolo a cercarla in un Dio, Dio pastore del proprio bestiame. Sei tu capace di guarire la lebbra? Sei forse Dio? Gli dèi ne sono capaci e anche i loro profeti, buffoni. Tentano di strappare la conoscenza dopo aver bloccato il cervello e il corpo, il cervello con la barriera del GH, il corpo bloccando la soddisfazione dei bisogni fondamentali. Ora i loro servi pretendono di prenderci in giro. Guardate quanta pietà, noi curiamo gli ammalati, diamo sollievo alle sofferenze. Costoro omettono di dire e cercano di cancellare dalla memoria quanti massacri hanno organizzato. Quante rapine, quanti furti, quanta violenza hanno prodotto nei confronti di interi popoli per diffondere la fame, disperazione, malattie e ignoranza nel rapporto fra individuo e il proprio circostante al fine di costruire il terreno su cui diffondere la propria carità e la costruzione del proprio potere coercitivo nei confronti dei popoli stessi. Parlano di pace omettendo di parlare di giustizia, specie quando essi coincidono col comando sociale, e parlano di diritti e democrazia quando i loro interessi altrimenti ne venissero a soffrire. La correttezza non sta nel curare le persone, ma nel non costruire condizioni o situazioni nocive né per esseri umani né per nessun altro essere. Come farebbero i cristiani a fondare il proprio potere senza la miseria e senza le malattie? Più che le malattie, è l'atteggiamento di accettazione fatalistico della malattia come volontà del Dio. Le statue degli dèi hanno sempre lacrimato, e prima di quelle dei cristiani, quelle dei romani e dei greci. I fenomeni cosiddetti paranormali sono molto più normali di quanto questa banda di ipocriti e vigliacchi voglia ammettere. Costoro necessitano di riaffermare continuamente il potere dei propri dèi sull'intera specie umana. Ultimamente sono un po' disperati da quando una parte della specie umana ha scoperto come procreare troppi figli e deleterio, preferendo il ricorso alla contraccezione e all'aborto. Loro hanno bisogno di bestie umane per produrre energia vitale stagnata per i propri dèi. Ultimamente, a loro giudizio, troppe bestie hanno preferito essere uomini e donne anziché vacche e tori da riproduzione. Loro hanno bisogno del miracolo fatto al rombo dei tamburi, anche se preferiscono i cannoni, perché non hanno altro da cui far derivare la loro fede. Gli esseri umani, gli esseri luminosi, la natura, i pianeti, il sole, la terra stessa formano la microentità anticristo. L'anticristo non può essere formato da bestiame, questo gli è deleterio. Egli può comprendere solo esseri che sviluppino il proprio potere di essere, andando a caccia della realtà delle cose, di ogni realtà. Non ha bisogno di esseri umani che preghino o vi s'appellino, ma di esseri umani decisi a prendere il proprio divenire nelle proprie mani. Ricordo sempre che non rispondo alle telefonate. La microentità anticristo è. Il suo interesse per la specie umana
è finalizzato ad impedire o comunque limitare al minimo la produzione di energia vitale stagnata. Attraverso questo, indebolire gli esseri spacciatisi per Dio creatore, costringendoli a saltare su un altro piano del proprio sentiero, sottraendoli al bisogno dell'energia vitale stagnata. L'entità anticristo è un'entità composta da un gran numero di esseri che svilupparono la coscienza di sé lungo il cammino del sé e intendono continuare a farlo indipendentemente dall'uguaglianza e dalla diversità del sentiero stesso. Nessuno è al servizio dell'anticristo, ogni essere è al servizio di se stesso e ha come compito principale lo sviluppo del proprio potere di essere, agire lavorando per costruire condizioni ottimali per svilupparsi. Gli esseri diventano anticristo quando i loro bisogni ed interessi coincidono lungo il sentiero del sé, quando si comincia a percepire l'essenza delle coscienze e i loro movimenti nel mondo circostante. Quando si impara a disprezzare le gabbie, ogni gabbia. Ricordo che non rispondo alle telefonate. L'anticristo è il mondo circostante. All'anticristo non si addicono né gran casse né miracoli. La coscienza dell'anticristo è la coscienza risultante di tutte le coscienze che lo compongono. Il volere dell'anticristo è il volere risultante di tutti i voleri che lo compongono. La volontà dell'anticristo è la volontà risultante delle volontà degli esseri che lo compongono. La coscienza dell'anticristo è potere personale, la risultante del potere personale di tutti gli esseri che lo compongono. Ogni essere che contribuisce a formare l'entità anticristo è l'anticristo. L'anticristo è ogni essere che lo compone. Quando la distruzione del pianeta diventa troppo veloce, ecco i cristiani trasformarsi in difensori del pianeta, colpevolizzando massaie, operai, contadini e tutti gli strati sociali più deboli, accusandoli di volerlo distruggere. Si guarderanno bene dal cambiare le condizioni di vita. Come potrebbero continuare a mantenere il controllo delle persone? Scopo dei deisti è quello di rallentare, bloccare e distruggere i flussi di energia vitale per trasformarla in energia vitale stagnata ad uso e consumo dei loro dei. Scopo principale dei cristiani è quello di trasformare gli esseri umani in bestiame. Ammazzatele queste bestie, dicono, ma lentamente, non come gesto per scopo, ma per l'interesse dei loro dei. Per i cristiani e per i deisti l'essere umano deve morire lentamente. Molto lentamente, il più lentamente possibile. L'essere umano non deve chiavare. Sarebbe stato meglio un'altra espressione, ma questa è molto più precisa. L'essere umano non deve chiavare, perché questo rigenererebbe la sua energia vitale, lo rivitalizzerebbe, dandogli nuovo movimento. Deve però fare figli, altre bestie per i loro dei, e saranno attenti a bloccare l'energia vitale a quei fanciulli. I giovani possiedono energia nuova, sanno saltare, non hanno paura di volare, sono pericolosi, molto pericolosi per i loro dei. Meglio se i giovani con la loro esistenza aiutano gli adoratori di dei ad ammazzare di fatica i loro genitori. Partorirai e vivrai nel dolore. Il piacere per i cristiani non deve esistere fra le bestie del loro allevamento. La gioia e il divenire per gli adoratori di dei è orrore. Essi devono creare la miseria per elargire la loro carità, la loro pietà, la loro morale, trasformare la società degli uomini in un campo di sterminio stile nazista. Ma i cristiani e gli adoratori di dei in generale sono molto più bravi dei nazisti. Essi vogliono che il loro campo di annientamento e sterminio abbia dimensioni planetarie. Avvelenarono l'aria rendendola letale. Avvelenarono l'acqua imputridendola, avvelenarono la terra cospargendola di veleni, sterminarono ogni forma vivente perché ad essi dava fastidio. Ricordiamo la feroce e gratuita caccia al lupo nell'intera Europa. Fecero marcire i corpi degli esseri umani imbottendoli di farmaci, strapparono agli esseri umani i loro flussi di energia vitale per trasformarla e darla in pasto ai loro dei. Dettero ai vecchi il diritto di dire che cosa i giovani potevano o non potevano fare e costruirono galere affinché questi obbedissero.
Si spartirono il pianeta al fine di recintarlo e disegnare su di un pezzo di carta le parti che ad ognuno, rappresentante del Dio in terra, spettava affinché i bifolchi non avessero nessun luogo dove andare se non per servire un altro padrone, un altro Dio. Eppure anch'essi venivano sterminati dal cancro e dai collassi, dagli infarti, dagli ictus cerebrali e dai 100 morbi della cui provenienza non si curavano. Loro, piccoli dei, si descrivevano immortali e poi era sempre troppo tardi per poter reagire. Guardando costoro, il primo istinto è quello di sparargli addosso. Quale errore? Questo loro vorrebbero, perché le loro azioni altro non sono che un canto di autoannientamento ed essi abbisognano di individui. Essi abbisognano di individuare chi sa leggere tali canti per poterlo distruggere, facendolo diventare uguale ad essi. Usare la violenza contro di loro è un errore di infantilismo o di disperazione. Essi sono la violenza. Il loro potere si basa su un uso soggettivo di galere, poliziotti e magistrati. C'è forse un altro modo per fermarli? Impedire loro di macellare gli esseri, ogni essere. Impedire loro di trasformare gli esseri umani in bestiame sacrificale per il loro Dio. Ricordo sempre che non rispondo alle telefonate. Loro, senza violenza, sono deboli, come la loro energia vitale. Non hanno ideali, non possiedono morale che non sia quella coercitiva, non hanno dignità nelle loro scelte, non concepiscono il piacere e il desiderio della vita, sanno solo ricattare e terrorizzare con la galera, la tortura, la morte. Quando si è deboli ci si sottrae, sottrarsi sempre ad ogni sfida, non voluta né imposta. Ogni essere che percorre la via dello sviluppo della coscienza di sé in ogni momento è solo contro tutti i deisti insieme. Chi sviluppa la coscienza di sé diventa un anello fondamentale della specie cui appartiene e non può permettere che altri si approprino del suo spazio vitale senza mettere in atto contromisure. Ricostruire foreste ed equilibri della natura è fondamentale per la specie umana. Un cacciatore di coscienza di sé si inserisce col proprio fare nella natura, diventandone tutt'uno, perché egli sa che la natura in realtà è la coscienza natura. Difenderà gli equilibri più bassi raggiunti da questa, per permettergli di risollevarsi. Ogni essere umano è inserito in un sistema sociale. Ed è il comando di quel sistema sociale ad avvelenare il tutto colpevolizzando il singolo. Le acque sono avvelenate perché il comando sociale ha autorizzato o ha finto di non vedere i complessi industriali a distruggere le acque fingendo soltanto di perseguirli. Togliere l'obolo alla vedova e da criminali. Togliere l'obolo agli industriali è ridicolo. Gli organi preposti al giudizio non vedono, gli organi preposti al controllo non parlano, mentre i giuristi interpretano annegando i fatti nelle parole. La gente impotente muore lentamente, con buona parte del comando sociale e degli adoratori di dei. Magari s'apprestano a far ricadere la colpa sulle spalle di una massaia che ha osato fare un bucato di troppo. Proteggere l'ambiente senza colpire né caricare di lavori più deboli della piramide sociale, senza dire a chi non può controbattere cosa fare, farlo e basta. Far scorrere i flussi dell'energia vitale, costruire un nuovo modo di fare, piantare nuovi alberi, impedire agli sterminatori, li chiamano cacciatori, di continuare la loro inutile e nociva opera. Non è vero che la caccia è l'antico istinto dell'uomo cacciatore. Questo per quanto riguarda i paesi cei limitrofi, è piuttosto il solito istinto del cristiano macellaio di essere indifesi. Chiudere gli zoo, chiudere i commercianti di esseri del regno animale, trasformare i lager chiamati allevamento. Anche i polli hanno diritto ad un minimo di vita. Con essi, sia vacche che maiali hanno diritto di tentare di accumulare energia vitale e tentare, quantomeno, il passaggio nella specificità della loro via alla coscienza di sé. I loro prodotti saranno comunque migliori. Per far questo è necessario cambiare il modo di rapportarsi col mondo circostante, liquidando quello imposto dai cristiani nel corso dei secoli. Cercare un posto in cui stare, un posto dove stare bene col mondo circostante, dal quale ricevere vibrazioni di energia vitale e trasmettere le proprie. Un posto,
un posto piccolo dal quale spiccare un balzo nell'infinito, un posto pieno dell'essenza degli esseri, con gli esseri, per gli esseri, un posto dove gli esseri prendono ciò che necessita loro e il ricordo del cane che piscia sul pane che non riesce a mangiare si perde nella nebbia delle leggende. Ricordare come un cacciatore di coscienza di sé si rapporta col mondo circostante, dando la priorità all'adattamento soggettivo rispetto a questo, mentre un cristiano tenderà ad adattare questo alle sue esigenze. La modifica del circostante, operata da un cacciatore di coscienza di sé, sarà la più piccola possibile, e giusto quella che serve ai suoi bisogni immediati. Un cristiano renderà se stesso statico. Un essere umano in cui l'energia vitale scorre libera renderà se stesso dinamico. La natura sa riparare i guasti inferti dai cristiani. L'energia vitale può scorrere libera. Importante è che la specie umana non infierisca, non continui la distruzione, non la trasformi in orrore. Quando diventa orrore, il processo da solo non si invertirà. Sarà necessario dargli una mano. Se il cristiano ha le mani per distruggere, l'essere umano può usare le mani per aiutare la natura a distruggere l'orrore. L'importante è invertire i processi distruttivi messi in atto dai vari comandi sociali della specie umana. Importante è che ogni essere umano in cui scorre energia vitale libera dia il proprio contributo per invertire i processi degenerativi di cui i cristiani e prima di loro altri adoratori di dei sono gli artefici. Un po' alla volta, giorno dopo giorno, i flussi di energia vitale riprenderanno a scorrere in tutta la loro magnificenza. Questo è il capitoletto che riguarda il mondo che ci circonda. E la visione del mondo che ci circonda è importante per stabilire le nostre scelte soggettive di vita, sia che siano scelte psichiste, sia che siano scelte da apprendista stregone, sia che siano scelte pagane, sia che siano scelte di seguire questa o quella divinità. L'importante è riuscire a capire come è fatto il mondo che ci circonda e la sostanza del male, che cos'è il male del cristianesimo. Io vi ho detto molte volte che per noi pagani il cristianesimo è il male, definisce il male in se stesso. Il paganesimo è stato sconfitto perché non conosceva il male, non conosceva l'orrore. Bene, la definizione del male e la definizione dell'orrore ci consente di non fare lo stesso errore, ci consente di non permettere a un imperatore come Augusto di dire io sono il paganesimo, cioè il paganesimo sono io sono l'uomo Dio. E ci impedisce di accettare un Gesù di Nazareth come descritto dai Vangeli come un Dio o il creatore della Bibbia come un Dio. Cioè ci permette di individuare esattamente che cos'è l'orrore. Questo è importante conoscere e descrivere il mondo che ci circonda. Andando ancora avanti, quello che vi leggerò adesso è superio eliopsichistico. Cos'è superio eliopsichistico? È una descrizione di come l'essere umano agisce partendo da quello che è in questo momento. Cioè, e cosa incontra, cosa rischia. E anche questo serve all'essere umano per diventare eterno. Ricordiamo che in questo capitolo, come in tutti gli altri capitoli, sono le cose essenziali, le cose dalle quali non si può prescindere. Superio eliopsichistico. Si può considerare un essere vivente della natura come composto da due metà, una in grado di percepire il mondo descritto nel quotidiano della ragione e l'altra in grado di percepire il mondo reale attraverso la percezione della noumenia degli elementi. Quando negli esseri umani si installò la barriera, gli esseri umani rifondarono il mondo adeguandolo, descrivendolo ai loro sensi così circoscritti. Per questo motivo gli esseri umani passarono tre quarti della loro vita ad accordarsi con altri esseri umani sulle cose, il loro nome, il loro aspetto, il loro colore, il significato di questo o quel termine, la sua derivazione, eccetera. Questo è parte del gioco degli inganni. Un nome, una parola,
assumono molti significati e molti valori a seconda dei contesti, di chi lo dice, di quando è detto o non detto, da ciò che voleva dire chi l'ha pronunciata. Le immagini, a loro volta, assumono valori diversi a seconda degli stati d'animo di chi le percepisce, scusate, del contesto in cui viene inserita, eccetera. L'organizzazione e la descrizione del mondo quotidiano della ragione e il sistema percettivo e descrittivo dello stesso, operato dall'individuo, lo chiameremo superio. Dilatare la capacità della descrizione attraverso l'accumulo di energia vitale porta a saturare la capacità descrittiva dell'individuo, contribuendo ad aprire la via per la percezione del mondo reale o dell'altro mondo. L'altro mondo non è irraggiungibile dalla percezione umana, né è necessariamente necessario attendere di morire per iniziare a percepirlo. Il mondo della ragione è parte di esso, anche se la sua percezione definitiva, con tutto il proprio essere, avviene con l'abbandono definitivo del corpo. Ciò non significa che si tratti di un mondo occulto. È là, a disposizione di chiunque lo voglia utilizzare. Non è lottizzabile. Esiste un solo modo per accedere a quel mondo: sviluppare il corpo di sogno, il doppio, il corpo luminoso, l'essere di energia che ogni individuo ha dentro di sé e che preme per svilupparsi ed uscire. Le cosiddette capacità psichistiche o psichiche sono ancora comprese fra gli elementi del superio, anche se sono un riflesso dello sviluppo del corpo di sogno, ed è il superio, cioè l'azione all'interno del quotidiano della ragione, che attraverso le sue scelte, giorno dopo giorno, può rafforzarle o annichilirle fino a farle rattrappire e sparire. È necessario prefiggersi uno scopo nel mondo della ragione per stimolare il corpo affinché assorbi e trasformi l'energia vitale, quello che abbiamo parlato, l'intento, tanto per intenderci, trasformandola in potere personale, portandola ad arricchire la coscienza di sé, allo scopo di sviluppare il corpo di sogno. L'energia vitale non può essere assorbita e basta. In questo caso si trasformerebbe in energia vitale stagnata. È necessario un continuo ricambio di energia vitale, ma favorevole all'accumulo. Diciamo che un individuo impara ad assorbire, nel corso della propria attività, due parti di energia vitale e a scaricarne una. Scaricherà quella il cui movimento si è rallentato e terrà quella veloce e viva. Quella stagnata verrà lanciata al vento per la riaccelerazione, mentre quella viva entrerà ad alimentare il corpo dell'essere, il corpo luminoso dell'essere. Una volta iniziato coscientemente il processo di accumulazione, questo può interrompersi solo se, una volta raggiunto l'obiettivo prefissato dal soggetto nel mondo quotidiano della ragione, questi non lo rinnova o non ne cerca altri. La rinuncia nel mondo quotidiano della ragione corrisponde alla rinuncia ad accumulare energia vitale e potere personale allo scopo di alimentare e costruire il corpo di energia. Un'altra possibilità di interruzione del processo di accumulo è costituita dall'intervento di cause esterne all'individuo, tali da costruire dei blocchi di energia vitale stagnata nell'individuo stesso. Anche se questo è difficile che avvenga, quando il processo di accumulazione cosciente è iniziato, non è improbabile né impossibile. Quando l'energia vitale inizia ad accumularsi, per volere del soggetto, inizia contemporaneamente lo sviluppo del potere personale voluto, che andrà sommandosi al potere personale precedentemente acquisito nel corso della crescita psicofisica del soggetto stesso. Sarà quel potere di essere ad indicargli la via da seguire per svilupparsi, quale sfida accettare e quali rifiutare, quali scopi porsi e quali non porsi. Chi si appresta a sviluppare il proprio potere di essere, sviluppando la coscienza di sé, può incontrare alcuni pericoli. Vediamo quali sono questi pericoli. Primo, accumulare molta energia vitale senza poterla o volerla scaricare. Il processo di accumulo tende ad arrestarsi. Nel mondo della ragione si manifesta con una deformazione della personalità. Questa perde la sicurezza precedentemente manifestata e l'individuo tende a piegarsi su se stesso.
il suo agire viene condizionato dalla paura, via via crescente, fino a trasformarsi, nei casi più gravi, in paranoia. Non è fragilità emotiva, derivante dal peso della percezione ricevuta dal mondo circostante, ma è fragilità e debolezza nell'agire all'interno del quotidiano della ragione. La fragilità emotiva altro non è che l'effetto visibile della percezione delle linee di tensione ricevute dal mondo circostante. La fragilità della personalità è castrazione del fare. La fragilità della personalità è mascherata spesso da atteggiamenti violenti ed impositivi. La fragilità emotiva, in quanto predispone il soggetto ad una continua disponibilità in relazione ai bisogni esposti dal mondo quotidiano della ragione, è spesso scambiabile per debolezza, anche se non è vero. Secondo pericolo, accumulare molta energia vitale passando spesso nell'altro mondo senza essere perfettamente radicati nel mondo del quotidiano della ragione. L'essere umano rischia di perdersi. Questa è una forma di schizofrenia. Accade quando un individuo è in grado di accumulare grandi quantità di energia vitale, ma ha subito condizioni costrittive dal mondo del quotidiano della ragione, umiliazione, insulti, limitazione del movimento sia fisico che intellettuale, da preferire il perdersi e il lasciarsi andare alle sensazioni dell'altro mondo piuttosto che affrontare le contraddizioni nel quotidiano della ragione. Terzo pericolo. Essere attaccati ed annientati fisicamente dal mondo dei cristiani, o più in generale dei deisti e di chi desidera distruggere il pianeta, monoteisti in generale. L'attacco può essere diretto o subdolo, comunque quasi sempre costrizione fisica attraverso il ricatto nella soddisfazione dei bisogni. Quarto punto, quarto pericolo, subire un attacco sul corpo di energia e informazione. Questo attacco viene subito da quei ricercatori circondati da un sistema retto e dominato da soggetti a forte quantità di energia vitale stagnata, in particolare fanciulli e fanciulle che stanno preparandosi ad entrare nel terzo livello di sviluppo della specie umana. Sono attacchi occultati al mondo, del quotidiano della ragione. Normalmente non si avvertono neppure, in quanto agiscono quasi esclusivamente sul campo energetico degli individui. Gli effetti si sentono spesso solo in tarda età, quando diventa, spesso, troppo tardi per ovviare agli effetti. Un caso comune si verifica abitando vicino a centrali per la produzione di energia nucleare molto sicure. La radioattività, anche se in forma molto leggera, è in grado di rallentare e deviare i flussi dell'energia vitale all'interno del corpo degli individui. Sommando questo alle costrizioni del quotidiano all'interno del sistema sociale, i danni sulla formazione del corpo di energia diventano ingenti. Il corpo di energia spesso muore prima del corpo fisico. Quinto pericolo. Arrivare nell'altro mondo senza praticare questo fino in fondo o vivendo il quotidiano della ragione in modo superficiale. Se non si assume un corretto atteggiamento relativo allo sviluppo della coscienza di sé lungo la via del sé, nel quotidiano della ragione, sarà molto difficile arrivare nell'altro mondo. Anche se si è individui ad energia vitale libera, non si possiede la pratica per accumulare ed indirizzare il potere personale acquisito. L'attenzione non ha sufficiente esperienza né potere per permettergli di affrontare quel mondo. Avventurandosi, per cause particolari e in situazioni occasionali, si sarà comunque nudi, esposti ad attacchi di cui non si conosce né la provenienza né il modo con cui pararli o evitarli. Costruito dai vari gradi di sviluppo della percezione, si esiste solo per sfida. La vita non è dolore, la vita è sfida, sfida contro le costrizioni imposte. Non sapere come comportarsi per parare un attacco significa che la mente lo trasforma in un fantasma, descrivendolo con quanto conosce per poterlo inserire nel mondo del quotidiano della ragione. Questo fu il motivo per il quale un certo Gesù descrisse uno spirito miserabile succhiatore di energia vitale stagnata per il Dio creatore suo padre. I mezzi, i modi, la via allo sviluppo della coscienza di sé lungo la via del sé
l'accumulazione cosciente di energia vitale, l'altro mondo e lo sviluppo delle percezioni, nonché l'uso dell'attenzione, verrà chiamato io psichistico. Chi va alla caccia di quel mondo, oppure chi vive nel mondo del quotidiano della ragione, userà gli elementi caratteristici atti a sviluppare la coscienza di sé lungo la via del sé, si chiamerà psichista. Molto bene, queste sono alcune cose importanti per chiunque si appresta ad affrontare una via alla stregoneria o ad accumulare potere personale. Esistono questi pericoli e sono dei pericoli reali, cioè non si può essere sbilanciati su un lato o sull'altro, non si può vivere in questo mondo pensando che non esista la magia, pensando che non esistano i stati di percezione alterata. Come non si può pensare che gli stati di percezione alterata siano l'unica cosa da fare. Ed è importante affrontare i mondi della percezione soltanto quando si hanno degli intenti precisi nel mondo quotidiano. Non si può andare alla ricerca, della magia per la magia, non si può fare l'eremita su una montagna, non si può studiare la conoscenza, la consapevolezza buddista, lo yoga sul Tibet. Bisogna farlo dove si vive, dove ci si è nati, dove si è sviluppati. Se uno l'ha fatto in una città, deve farlo in una città. Se uno l'ha fatto in Italia, deve farlo in Italia. Non si può cercare la conoscenza in paesi lontani. Perché? Perché quei paesi non ci hanno costruito. Ci hanno costruito queste contraddizioni e noi dobbiamo essere in grado di affrontare questo mondo e queste contraddizioni. E proprio gli intenti in questo mondo e in queste contraddizioni ci permettono di affrontare la percezione alterata. Questo è importantissimo per chiunque. Dimenticando questo, non si percorre la via umana per diventare eterni. Vediamo un attimino un altro capitolo. È lo psichista, il superio e il mondo. Ricordo sempre che stiamo leggendo dalla seconda parte del libro dell'Anticristo, che è la via umana al diventare eterni. E in questa seconda parte del libro dell'Anticristo la centralità sono sui percorsi dell'essere umano e l'oggettività in cui l'essere umano vive. Bene, lo psichista, il superio e il mondo. Mentre l'essere umano ripulisce il proprio superio, rivedrà il proprio atteggiamento nei confronti del mondo circostante. Ogni essere appartiene al proprio mondo, ogni essere umano appartiene alla propria terra. Ogni essere, attraverso le linee di tensione, è legato alla terra e alla natura. Le linee di tensione avvolgeranno molto più compiutamente l'essere umano nella terra in cui ha iniziato ad esistere. Non si può isolare sopra un monte chi è nato e vissuto in una città rumorosa e caotica, pretendendo che sviluppi la coscienza di sé, come chi è nato e vissuto nel silenzio della campagna non può sviluppare una via alla coscienza di sé in una città. Non che ciò sia impossibile, ma è molto, molto più faticoso. Ogni essere appartiene al proprio mondo, alla propria terra. Potrà cambiarla, modificarla, trasformarla in orrore o in magnificenza, ma egli sarà sempre legato al pezzo di terra in cui è nato e cresciuto. Si può sognare per tetto un cielo di stelle, cioè molto scomodo, ma questo modo di vivere appartiene ad una cultura che ha trasformato quel modo di vivere in un modo di essere, dopo averlo costruito di generazione in generazione, pagandone prezzi altissimi, così come avvenne quando nomadi da generazione divennero staziali. Mettere ordine nel rapporto col mondo, superando la percezione della forma per aggiungere alla percezione della noumenia dello stesso. Innanzitutto il distacco, oppure, come comunemente si dice, imparare a farsi i fatti propri. Non è una cosa semplice, come a prima vista potrebbe sembrare. I cristiani, per scelta, si occupano degli affari degli altri esseri umani per poter imporre la loro morale. Essi devono sempre dire agli altri esseri umani cosa fare. Non sono loro i detentori della parola divina? Come dirlo? Come farlo? Come pensarlo? Questo modo di fare nasce dal considerare gli altri esseri umani proprietà privata, proprietà del loro Dio, proprietà dei servizi detentori della parola divina.
Il comportamento ha ragione di essere nel bisogno del cristiano di trovare la certezza della giustezza delle sue azioni nell'adesione degli altri individui. Tu non devi fare questo perché Dio dice. Tu non devi fare questo perché la legge dice. Tu non devi fare questo perché lo Stato dice. Tu non devi fare questo perché il padrone dice. Tu non devi fare questo perché il capo dice. Tu non devi fare questo perché il vescovo dice, eccetera, eccetera. E vale anche come affermazione, tu fai questo perché l'autorità dice. A differenza, uno psichista farà ciò che le sue scelte li indurranno a fare perché la sicurezza di tali scelte deriva da se stesso e non da un qualche elemento del comando sociale. Distacco non equivale a disinteresse, né significa apatia per i propri simili o per le cose, ma è un atteggiamento di sospensione del giudizio tale da permettere all'individuo di compenetrare l'oggetto della sua attenzione più a fondo e più compiutamente di quanto forma e descrizione non facciano apparire. Questo atteggiamento permette di allineare l'intero soggetto con le emanazioni dell'oggetto dell'attenzione e coi fenomeni concorrenti alla sua formazione, al di là dell'apparenza posta dai sensi. Sicché l'azione relativa nei confronti dell'oggetto non sarà determinata dal suo apparire, ma dal suo essere. Risponderò al telefono fra qualche minuto. Questo atteggiamento è il risultato di un divenire e fa parte del bagaglio concorrente per compenetrare la realtà del quotidiano sviluppando il proprio potere di essere. Sospendere il giudizio è un atteggiamento come risultato di un percorso di sviluppo attraverso stadi successivi. Succede giorno dopo giorno, eppure tutto di un colpo, sembra l'illuminarsi di un quadro. Uno psichista tende ad essere un essere completo in sé, per questo tende ad appropriarsi di tutto il sapere, la conoscenza e l'abilità delle mani che gli è possibile o che gli necessita per il proprio sviluppo. La sicurezza gli deriva dalle sue orecchie, dai suoi occhi, dai suoi sensi e in generale dalle sue mani. La sicurezza mancherà sempre a un adoratore di dei, per quanto abile e sapiente possa essere. Il suo Dio negherà la sua abilità e la sua sapienza autonomia, ed egli sarà sempre convinto che questa non è opera del suo lavoro o di circostanze favorevoli, ma dono del suo Dio. Pertanto, un sapere monco, come dono, è destinato a rimanere tale e non suscettibile di ulteriore sviluppo né generalizzabile ad ogni individuo. Un altro elemento importante è la discrezione. Uno psichista prende solo quanto gli necessita, ma non è un fesso. Il sistema sociale attuale, dominato dalla concettualità cristiana, impone l'arraffamento, appropriarsi dell'obolo della vedova. Spesso è solo arraffamento della miseria. Uno psichista cercherà una mediazione all'interno del rapporto oggettività-soggettività. Egli deve essere discreto, diversamente sarebbe uno spreco di energie. E la discrezione nel prendere e nel cedere sarà il suo modo di porsi nei confronti di altri esseri. Lo psichista, quando arrafferà, all'interno di una concezione socio-mentale avversa, agirà comunque con discrezione. Arraffare nei confronti di chi è socialmente più forte, discrezione e modestia nei confronti di chi è socialmente più debole. Questo è l'intento dello psichista nel mondo del quotidiano della ragione. Ecco, io ho finito di leggervi una parte del libro dell'Anticristo. Se qualcuno vuole telefonare, risponderò al telefono. E il capitolo continuerà ancora con caccia e ricerca dell'io psichistico, che vi leggerò la prossima volta. E con questo, poi abbiamo ancora il sognare, la visione del sognare che avevo 12 anni fa, chi sono i guardiani e perché, e che cos'è il guardiano. E poi concluderò questo capitolo sulle questioni, sulle sostanze chiamate droghe. È un capitolo che già ho letto alcuni mesi fa, qui in trasmissione, e con questo finirò la seconda parte. Io ho finito in questo momento di leggervi dal libro dell'Anticristo. Quello che io voglio dirvi è questo:
L'anticristo altro non è che il divino che ci circonda, è la coscienza del circostante e le finalità sono le finalità del circostante. Queste finalità non sono finalità amorfe. Il circostante non è che esiste solo per il nostro piacere, esiste e sollecita il nostro fare, esiste e sollecita il nostro potere di essere, esiste e sollecita la nostra percezione. Pertanto, ogni volta che noi facciamo un'azione, andiamo a modificare sia noi stessi, sia il circostante, sia il circostante in cui viviamo. Modificando questo, provochiamo delle reazioni di adattamento del circostante. Cioè, il circostante usa la sua volontà e le sue determinazioni sia nei nostri confronti, sia per adattare se stesso, sia per migliorare il proprio divenire. Pertanto, ogni volta che noi facciamo un'azione, non è che l'azione è fatta, punto e basta. Ogni volta che noi facciamo un'azione, creiamo delle condizioni, delle reazioni di adattamento di tutto il mondo che ci sta dietro. Chiaramente l'azione che facciamo non è azione staccata dal nostro vivere, incide sul nostro campo vitale e incide tanto più profondamente quanto più è l'energia vitale, l'attenzione, il bisogno, la concentrazione, la necessità che noi mettiamo nel fare quell'azione. Cioè quell'azione è tanto più potente, tanto più magica, quanto più attenzione, quanto più potere noi mettiamo nel fare quell'azione. E le risposte del circostante saranno in relazione a questo. Se noi nelle nostre azioni mettiamo la magia, significa che mettiamo l'attenzione, mettiamo la necessità, mettiamo l'impellenza, mettiamo il nostro sentire. Questo noi. E quando facciamo magia, quando facciamo un'azione di stregoneria, noi facciamo questo, cioè immettiamo nel circostante le nostre azioni, con la nostra attenzione, il nostro impeto, la nostra necessità, le nostre tensioni, e a questa azione che noi mettiamo nel circostante provochiamo una reazione di adattamento. Ora, l'operazione di magia non consiste nel mettere nel circostante la nostra volontà e la nostra attenzione, ma consiste nel provocare una reazione che ci sia favorevole, cioè una reazione del circostante che sia favorevole alle nostre condizioni di vita e alle nostre necessità. Dunque, la stregoneria non consiste nel diventare padroni del circostante, ma consiste nel vivere in armonia col circostante affinché il circostante agisca per aiutare il nostro divenire. Ricordo il telefono di Radio Gamma che è 700 700, prefissato da 049 per chi chiama da fuori Padova, e che io sono disposto a rispondere per telefono. Per cui non dobbiamo pensare all'azione dello stregone come lo stregone che si impossessa di qualcosa, usa uno spirito per i propri interessi. Vediamo un attimo. Pronto? Scusate un attimo, ma mi è caduta proprio la linea, si è staccata la cornetta e mi si è staccato il telefono. Pronto? Pronto? Lui, noi non dobbiamo pensare a un'azione di stregoneria come una. Vediamo un attimo. Pronto? Come un'attività per la quale ci impossessiamo di qualcosa e lo facciamo funzionare. Noi dobbiamo pensare all'azione di stregoneria come un'azione con la quale mediamo noi stessi col mondo. Pronto? Accidenti. Vabbè. E, per cui l'effetto dell'azione di stregoneria è la reazione che provochiamo nel mondo. Ed è importantissimo questo, perché quasi tutti quelli che voi trovate manuali di stregoneria vi fanno recitare riti, formule, eccetera, per agire sul mondo. In realtà agire sul mondo non è un atto di stregoneria. Agire sul mondo è una cazzata, cioè lo facciamo sempre ogni volta che facciamo un'azione. La stregoneria consiste nel sapere esattamente qual è la reazione del mondo, cioè agire sul mondo per far reagire il mondo per i nostri fini. Questo è, ricordatevi, quando io vi parlo dei fatti accaduti nella storia della stregoneria fra l'800 e il 1789, non vi parlo di azioni fatte dagli stregoni per ottenere un risultato, ma delle azioni fatte dagli stregoni per avere delle reazioni. Chiaramente
Chiaramente a queste reazioni corrispondeva un adattamento al sistema sociale, corrispondevano delle reazioni di altre persone e corrispondevano delle reazioni del mondo. Per cui l'operazione di stregoneria non consisteva, per esempio, nel liberare gli esseri umani dalla schiavitù, cioè non è una rivoluzione, consisteva nel creare delle condizioni affinché la reazione fosse la necessità di liberare gli esseri umani dalla schiavitù. È importantissimo tutto questo, perché voi non troverete mai degli stregoni che agiscono in maniera diretta sulle cose. Troverete sempre degli stregoni che agiscono per ottenere degli effetti dal mondo. Per cui io non mi impossesso di uno spirito, io non mi impossesso della coscienza del pianto del bosco, ma agisco sul bosco, sulla coscienza e sugli spiriti, creando delle necessità di reazione. Chiaramente il mio modo di agire deve portare a creare delle necessità di reazione che siano ottimali, cioè che siano finalizzate a quello che io voglio ottenere. Pertanto devo avere l'uso della volontà, l'uso dell'attenzione, il mio fare deve essere sempre finalizzato al mio intento. Cioè io non posso essere bugiardo nel fare magia, io non posso mentire e pretendere di avere la reazione, io non sono furbo, cioè non esistono queste cose, io devo agire essendo sempre me stesso. E questo è importante per lo stregone. Che poi io usi la follia controllata, usi l'inganno come modo di fare all'interno del sistema sociale, lo faccio perché il sistema sociale chiede da me questo. Cioè, se uno stregone nel 1400, nel 1500 diceva io sono una strega, io sono uno stregone, lo prendevano e lo bruciavano. Pertanto era il sistema sociale che richiedeva agli esseri umani di farsi mascherare. Questo vale anche oggi, valeva ieri e vale anche oggi. E spesso quando si viaggia nella percezione alterata si trovano tantissime cose strane, e tantissime cose strane che non sono neanche le cose che si trovano, ma sono le descrizioni che noi facciamo di quelle cose. Se noi andassimo in giro a raccontare le descrizioni di quelle cose saremmo presi per matti, per cui non è che possiamo andare in giro raccontando dei sorci verdi. I sorci verdi li puoi trovare nel sognare, non esistono nella realtà, cioè nella realtà quotidiana. Pertanto non è che si possa fare tutto quello che si vorrebbe fare, bisogna mantenere un certo distacco, bisogna mantenere una certa distanza, diciamo. Molto bene, io a questo punto sono arrivato alla fine della mia trasmissione. Qua gli irriducibili non li vedo ancora arrivare. Comunque andrò avanti ancora qualche minuto, se qualcuno vuole telefonare bene, se no metterò su un po' di musica. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Volevo sapere cosa ne pensava lei dei segreti di Fatima, dei miracoli che avvengono con dei malati portati a Lourdes, sì. Di quelle robe lì. Va bene, okay. Grazie. Ciao. La domanda è interessante. Allora, dei segreti di Fatima non penso assolutamente niente, nel senso che sono delle cazzate. Perché sono delle cazzate? Perché queste ragazzine non hanno fatto altro che ciò che fanno un sacco di gente, cioè hanno alterato la percezione, hanno visto un corpo di energia, il corpo di energia secondo loro gli ha dato dei messaggi. Possibilissimo che gli abbiano dato dei messaggi, e quei messaggi sono filtrati attraverso la loro interpretazione. Quelli sono i messaggi di quel corpo di energia. Noi sappiamo che gli esseri di energia, gli spiriti, non sono in grado di leggere il futuro, sono in grado di intuirlo, ma non di leggere il futuro. Gli esseri umani, gli esseri della natura, sono più in grado di loro di leggere il futuro. Loro non sono in grado di farlo, per le loro caratteristiche. E comunque gli hanno dato dei messaggi, loro l'hanno visti come la Madonna eccetera, e li hanno spacciati, per cui per me è solo una grandissima cazzata, tanto per essere chiari. Per quanto riguarda poi i miracoli e tutte queste cose, noi abbiamo tutta una serie di risorse di energia vitale, tanto la maggior parte dei miracoli sono variazione di campi di energia, sono malattie più psichiche che altro. Comunque sono anche delle malattie fisiche che hanno dei cambiamenti. Quando leggiamo, per esempio, l'altro giorno
qualche giorno fa sui giornali che l'abbondanza di una molecola è in grado di bloccare l'AIDS. Cioè, è abbastanza credibile la cosa. Cioè, noi siamo in grado di produrre tantissime cose anche a livello cerebrale e siamo in grado anche di bloccarle. Chiaramente un corpo di energia, un corpo sano, un corpo che abbia una mente che funziona, che ha degli interessi, sarà in grado di sviluppare maggiormente queste cose. Normalmente è questo, io non ho mai visto gambe che spuntassero o braccia che spuntassero o qualcosa di diverso. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Ah, non risponde nessuno. Come no? Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? 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 Sì? Ciao, mi chiamo Diego. Dimmi Diego. Niente, intanto ti volevo fare i complimenti della trasmissione. Grazie. Perché ti seguo, ma non stasera sono riuscito ad avere un attimo per telefonare. È interessante, ma volevo chiederti anche un favore. Dimmi. Io sarei interessato al libro dell'Anticristo. Mi dai un colpo di telefono a casa e te lo mando, insomma. Ho capito. E le condizioni le sai, insomma. No, non le so. Allora, le condizioni sono queste, no? Io lo do così, no? Sì. Io te lo mando così. Se tu te lo leggi, se ti piace mi fai un'offerta, cioè quello che vuoi, quello che ti interessa, o se no me lo rimando indietro. Se invece vuoi una tanto, se mi dai d'accordo su una cifra, io tiro per computer, però so che adesso l'Istituto Americano di Politeisti li sta mettendo a prezzo minore ancora, è riuscito a farne delle copie a bassissimo costo, e vediamo, al limite ti mando mai questa. Comunque se vuoi mi dai un colpo di telefono, te lo mando, insomma. Dove devo telefonarti perché? A casa? Non do il numero di telefono per Sì, radio. ma Io sono Claudio va Simeoni, bene. via delle Vignole 4, Ho Marghera. capito. Un'altra cosa ti volevo Dimmi. chiedere. Se diciamo uno affronta la vita come si sente di affrontarla, cioè cercando di compenetrare le energie, no? Sì? Una persona può avere delle percezioni anche su quello che deve fare, Certo. cioè nel suo vivere, nel suo In, essere. sì, specialmente sul suo intento. Sì, Cioè, ecco. se tu facciamo un esempio sciocco, no? Tu fai il fabbro, d'accordo? E tu impieghi tutta la tua energia, tutta la tua attenzione, tutto il tuo silenzio nel fare il fabbro, e a un certo punto ti accorgi che riesci a fare delle cose senza, prima ancora di pensarle. Certo. Cioè ti accorgi che l'azione precede il pensiero. Sì, ecco, esattamente. Facciamo, sì, ho capito. Però io volevo dirti, una persona, prestando attenzione, ascoltandosi, che decisamente riesce a capire l'energia circostante, se ho ben capito, Sì? no? Può anche capire quando finisce una cosa e ne comincia un'altra. Cioè, Certo. sicché può anche capire dove va la direzione della sua vita. Esatto, esatto. Cioè, decisamente tutte le sensazioni che noi abbiamo, se le ascoltiamo, ci dettano la strada. Esatto. Ho capito. L'importante è sospendere il giudizio, Sì, cioè non pensare mai di descriverlo, no? no, senza pregiudizi intendevo Sì, sì, dire, sì, sì, perché se sì, sì. uno, se una persona ci mette il pregiudizio, logicamente si porta già fuori strada. Certo, infatti, Sì, è più quello che desidera che non quello che io sono dell'idea che bisognerebbe eliminare, cioè avere, non avere il desiderio, Sì. cioè eliminare il desiderio per capire, perché se prestiamo ascolto ai desideri non capiamo. Sì, Cioè, diciamo che bisogna fare una via di mezzo, sapere quando non dare ascolto al desiderio e quando invece dargli ascolto. sì, lì bisogna fare un distinguo tra le due cose. Ho Esatto. capito. Perfetto. Va bene, Niente, mi dà un un'altra colpo. cosa, Sì? ecco, per quanto riguarda il discorso tuo della stregoneria paganese, ossia appunto volevo dire, cioè la divinità è nel circostante, no? Sono tutte le circostanze, puoi percepire il circostante come divino di insieme, come all'inizio io ho percepito, oppure aspetti diversi, oppure tante divinità diverse. Sì, ma l'energia Sì? praticamente è dappertutto, Certo, è perché dappertutto. l'energia vitale è un'energia divina. Sì, è quella che, ma tu la respiri anche l'energia Certo, vitale, eh? È è nell'aria. nell'aria, è nel Sì, freddo, esatto. è nell'acqua, è nel Esatto. sole. Poi quando incontra le condizioni favorevoli si trasforma in coscienza. E Automaticamente. diventa un divino, come sei tu un divino, o così è un Certo. albero un divino, o così la terra è un divino. Automaticamente percepiamo. Sì, possiamo, esatto. Sì, cioè diventa una sostanza sottile che noi percepiamo praticamente. Esatto.
anziché la spiritualità. Quando noi riusciamo a tirar fuori la terra che abbiamo dentro, noi percepiamo l'essere terra. Quando noi percepiamo e tiriamo fuori l'essere vegetale che abbiamo dentro, percepiamo l'albero. Certamente. Questo sì, perché siamo parte della terra. Esatto. Che dobbiamo diciamo lavorare con la terra. Esatto, e questo vale anche per le divinità astratte. Certamente. Sì, la percezione delle divinità astratte è una percezione a un livello più alto d'evoluzione? Ma non so se sia più alto, so che c'è anche quello, ma non lo metterei più alto. Io sto, sai, cercando un attimo di capire determinate cose, cioè io faccio delle supposizioni, non ho detto che sia così, capisci? Sì, sì, però sì. Sto cercando di interpretare il mio modo di essere di fronte a certe cose. Certo. E cerco di dare una risposta che sia per me il più possibile corrispondente alla mia verità interiore, cioè... Sì. Cercando di percepire quelle cose che per me fanno bene e quelle cose che mi possono portare da una parte o dall'altra, cioè devo, certo, devo sapermi amministrare, ecco. Certo. Però il divino, cioè l'energia che mi segue giorno dopo, sì, giorno, mi può indirizzare. Perfetto, esatto. E sei tu, è il Dio dentro, no? Esattamente. Cioè io, esatto, volevo dire, riesco a capire quando, sì, come dicevo prima, io faccio un determinato tipo di situazione, non lo so, sì, un lavoro, sì, un rapporto con delle persone, un rapporto di lavoro, degli amici e via dicendo, ascoltandomi... Sì, scusa un attimo, perché, prego, scusa. Sì, siedi, decidili. Siamo arrivati, ciao. Bon, di vai avanti, dai, sì, siamo arrivati. Ascoltandomi io riesco, certo, a capire che tipo di situazione, cioè quando una cosa finisce o quando, certo, una cosa inizia. Esatto. Io devo seguire la mia strada, indubbiamente. Esatto. Sta a me scegliere comunque. Esatto, le scelte sono tutte tue, esatto, in ogni direzione. Ok. Ok. Io ti auguro tante belle cose. Grazie, anche tante. Ti telefono a casa per quel discorso. Perfetto, va bene. Per la trasmissione. Grazie infinite. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Pronto? Sono arrivati i nostri amici che si stanno preparando. Se qualcuno vuole telefonare nel frattempo, fra qualche secondo saranno sicuramente in linea. Sono ancora là che stanno aspettando. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Ciao. Dimmi tutto, sono arrivati gli altri, dimmi. Sì, oggi siamo sempre insieme. No, vabbè, mi fanno cenno che posso continuare, vai. Posso? Sì. Ho una grande stupidaggine, ma io è da poco che so che c'è questa trasmissione alla sera. Davvero? Sì, purtroppo, perché, cioè, ed è una cosa veramente fuori dal comune, bello, veramente, sono entusiasta. Senti, ascolta, se vuoi ancora per il telefono io ti mando il libro dell'Anticristo. Esattamente, se... ci sarà, c'è anche un'altra persona che conosco io che lo farà, quindi ascolta. Dimmi. Io volevo chiederti, sì, come dicevo prima, magari ti dirò delle fesserie, però vabbè, insomma, abbi pietà di me. No, ma io sono sempre felice quando mi telefoni, sai. Mi hai tirato fuori un paio di volte da alcune così brutte situazioni, sempre contento quando ti sento. Ti ringrazio, Flavio. Grazie a te. Ecco, va bene, adesso accetta questa cretinità. Dimmi tutta. Ecco, volevo dire questo. Perché, per esempio, vi faccio un esempio. Ecco, se io, mi è capitato di essere, diciamo, arrabbiata per qualcosa, veramente arrabbiata, però non che io lo dimostri. Mm. Lo sono, cioè... Io un giorno sono andata in banca, sì, mi trovavo, dovevo fare un'operazione bancaria, sì, ed ero veramente arrabbiata, però non è che io lo dimostrassi, ero seria così per le, sì, cose mie. Bene, gli impiegati, tutti quelli che stavano lì attorno, avevano come una... situazione di disagio. No, quasi di paura. Ma io ero, non ti dico la verità, allora cos'è, mandiamo dei messaggi senza, sì, rendersene conto? Sì. Sì. Questo volevo capire. Sì, sì, devo dirti solo sì e basta. Sì. Infatti, guarda, quello che abbiamo dentro viene fuori e spesso anche molto spinto, cioè viene fuori come un vulcano, eh. Se noi abbiamo tutte le divinità dentro, se mi hai sentito dove c'è Furia, Vulcano, Volturno, cioè abbiamo tutte queste divinità, no? Che sono anche dei nostri modi di essere, cioè sono delle divinità in sé, cioè che nel mondo che ci circondano, ma le abbiamo anche dentro, perché noi siamo parte del mondo, non siamo qualcosa di estraneo. Sì.
Certo. Cioè noi non veniamo da Alfa Centauri, noi siamo in questo mondo, siamo il prodotto delle trasformazioni di questo mondo. Quindi noi con i nostri atteggiamenti, sì, possiamo condizionare... Esatto, e la follia controllata serve per mascherare questi atteggiamenti. Sì. Guarda, sette più. Sì, 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 sì. Perché è proprio così, eh? Sì, lo so. Sì, va bene. Ho preso esatto. Claudio, ti ringrazio. Grazie a te invece. Ciao, Claudio. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E la nostra amica Francesca ha colto perfettamente nel segno. Cioè, il problema è questo, cioè, noi non siamo estranei al mondo che ci circonda, noi siamo parte del mondo che ci circonda. Noi siamo divenuti quel mondo. Il fatto che noi abbiamo costruito la barriera del GH, ci siamo allontanati, siamo stati costretti a descrivere il mondo, a descrivere con le parole, con i sensi, con i colori, con i numeri. Questo non toglie che noi siamo sempre parte del mondo, noi siamo il mondo. Quando questa barriera si muove, noi buttiamo fuori tutto quello che abbiamo dentro. Bene, sono arrivati i miei amici finalmente a darmi il cambio. Ragazzi, ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato, ringrazio tutti i complimenti che ho avuto, ringrazio tutti quanti e vi lascio con la musica di miei amici.